Allora, ma come li gestiamo gli allergeni nel ristorante? Ma va bene anche se pub, bar, trattoria, pizzeria, eccetera, eh? Allora, noi abbiamo un obbligo. Il punto di partenza è questo. Dobbiamo poter comunicare al nostro cliente quali sono gli allergeni presenti in un piatto. Ci sono diversi modi per affrontare quest'obbligo che abbiamo. E naturalmente non c'è il modo perfetto. Ogni ristorante, in base alla propria organizzazione, in base al proprio menu, decide qual è il sistema migliore. Allora, intanto partiamo dal presupposto che abbiamo una lista precisa di allergeni, ufficiale. Questa lista dice che ci sono 14 allergeni, ufficiali, riconosciuti, per cui c'è l'obbligo della dichiarazione. Per esempio il pesce, il crostaceo, il sedano, la frutta secca, il lattosio, i solfiti, eccetera. Non sto a farvela tutta quanta. Un cliente può essere allergico anche a qualcos'altro, ovviamente, ma l'obbligo della dichiarazione è per questi qua. Poi, se il cliente mi dice: ma c'è anche l'olio di soia perché sono allergico alla soia, io ovviamente glielo devo saper dire, ma l'obbligo per cui io dichiaro che ci sono gli allergeni è per questa lista. Attenzione, quindi, a che fate? Per esempio, il problema non è soltanto ciò che tu metti nel piatto, il problema è la contaminazione crociata. Cioè io se su un tagliere ci ho tagliato il pesce, probabilmente non mi viene da tagliarci l'insalata. Ma se su un tagliere ci ho tagliato l'insalata, a volte capita che poi io ci tagli la carne perché tanto lo metto a lavare, carne cruda. Peccato che con l'insalata ci potrebbe essere il sedano. E così, assieme alla carne, c'è il sedano, cioè la cosiddetta contaminazione crociata. La contaminazione crociata che non si risolve passando un pezzo di carta. Perché? Perché ci sono allergie così sensibili che basta, ma neppure la presenza. Il fatto che tu su un tagliere avevi poggiato una certa cosa, ce ne poggi un'altra. Punto. Basta questo. Io ho un figlio allergico alle arachidi, Lorenzo, che un giorno si prese lo shock anafilattico perché mangiò delle patatine che erano state messe nel contenitore dove prima c'erano le arachidi. Quindi lui non mangiò neppure le arachidi, mangiò le patatine, eppure si beccò lo shock. Perché? Perché prima c'erano le arachidi. Adesso alcuni ristoranti che fanno? Io, guarda, caro cliente, ti comunico che gli allergeni sono questi e mette tutte e 14, anche se non li usa. Non sa neppure in quale piatto sì, in quale piatto no. Li mette tutte e 14. Si può fare? Certo che si può fare. Però ovviamente un cliente legge questo elenco e dice: se io sono allergico a una qualunque di queste cose, in pratica nel tuo ristorante non posso mangiare. Perché? Perché tu mi hai detto che ci sono tutte e 14. Non mi dici in quali piatti. D'altro canto, in cucina, cucinando un po' tutto assieme, è anche difficile stabilire che in questo piatto una certa cosa c'è e in quest'altra non c'è. Tu puoi solo dire che non ce l'hai messa. Io faccio sempre l'esempio del glutine. Un giorno mi capitò in un ristorante, una signora mi disse: sono allergica al glutine. E un cameriere gli disse: beh, ma guardi qua, sono solo verdure. Sì, peccato che il ristorante è il ristorante pizzeria. Il glutine, la farina, per intenderci, ce l'hai dappertutto sui mobili. Anche se pulisci tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, la farina ce l'hai nell'aria. Come fai a garantire a quella cliente che nel suo piatto non c'è farina? Dice: beh, ma io non ce l'ho messa, tu no, ma l'aria sì. E quindi c'è la farina anche in quel piatto, quindi quella signora si deve alzare e uscire. Non può mangiare lì. Oppure tu non gli dici: signora, io il glutine ce l'ho dappertutto. Se lei vuol mangiare è una responsabilità sua. Perché? Perché questo si può fare. Però tu non gli puoi garantire che in un certo piatto il glutine non ci sia solo perché non ce l'hai messo, se c'hai una pizzeria. Ok? Va bene. Quindi questo è il primo sistema, li dichiaro tutti. Secondo sistema, vado a fare un controllo di tutte le mie materie prime, e attenzione, fare un controllo di tutte le materie prime, tra un attimo vediamo che vuol dire, e indico nel mio elenco tutti gli allergeni effettivamente presenti in tutte
tutti i piatti che rappresentano il mio menù, cioè praticamente il massimo dei miei allergeni, che saranno ancora quasi tutte 14, però magari sono solo 10. Non lo so, nel mio ristorante crostacei non se ne fanno, non ce ne ho di nessun tipo, e tanti saluti. Il sedano, ma è obbligatorio che io usi il sedano? Vabbè, se c'avevo un'insalatina o faccio la mirepoix, il soffritto, decido di farlo senza sedano, e tanti saluti, e non c'ho sedano, e mi sono evitato un allergene. Non c'ho bisogno di evitare la carota, perché la carota non è un allergene. Poi può capitare a qualcuno che è allergico alla carota, per esempio io sono allergico alla carota. Però a questo punto è lui che mi deve avvisare, non sono io che lo devo avvisare che c'ho la carota. Va bene, quindi questa è la seconda possibilità. Però attenzione, che andare a verificare l'elenco degli allergeni non vuol dire fare la conta delle materie prime, significa andarsi a prendere tutte le materie prime confezionate, guardarsi le etichette e andare a vedere che c'è dentro. Perché? Perché io magari il sedano non ce l'ho, però magari ho una salsa in cui dentro c'è traccia di sedano. Siamo punti a capo. Ecco, questo è quello che io una volta ogni 3-4 mesi faccio fare ad uno dei miei assistenti. Gli faccio fare il giro del magazzino e gli do un modulo in mano con su i 14 famosi. Gli faccio fare il giro del magazzino e gli dico: va bene, adesso mettimi una X su ogni allergene che trovo. Una volta che l'hai trovato una volta, basta, non mi interessa più. Quindi questa è la seconda possibilità. Vediamo la terza, e diventa più difficile, però ovviamente perdi meno mercato, perché tu con la seconda perdi meno mercato che con la prima, però è leggermente più difficile. La terza, perdi meno mercato ancora, però diventa ancora più difficile. E cioè, fatto l'elenco delle mie materie prime con i rispettivi allergeni, piatto a piatto vado a vedere quali sono gli allergeni presenti in quel piatto. Così in pratica un signore che è intollerante, no? Allergico. E poi se volete parliamo della differenza. Un signore che è intollerante al glutine, io gli dico: in questo piatto il glutine non c'è, ma io gli devo garantire che non c'è. Cioè, un conto è garantirti che non c'è, un conto è dirti che non ce l'ho messo, sono due cose diverse. Garantirti che non c'è vuol dire che io ho attuato tutta una serie di strategie per cui ti do la sicurezza matematica che in quel piatto non c'è il glutine, vuol dire che io l'ho cucinato in un ambiente dove la farina non c'è. Non c'è neanche nell'aria, non c'è sui mobili, non c'è in nessun posto. Quindi vuol dire che proprio la farina non c'è in cucina. Oppure io ti dico: guarda che io nel tuo piatto la farina non ce l'ho messa, né direttamente né indirettamente, però la farina in cucina c'è. Quindi io non ti posso dare la garanzia totale che non c'è. Se sei intollerante, il più delle volte questo è sufficiente. Se sei allergico potrebbe non essere sufficiente. Quindi a questo punto è il cliente che stabilisce se mangia o se non mangia. In questo è il terzo livello. Capite qual è la difficoltà? La difficoltà è che io mi devo tenere una lista piatto a piatto degli allergeni presenti in quel piatto e andare a verificare in cucina che non si faccia contaminazione crociata e i camerieri devono essere ovviamente informati di tutto ciò, e ci deve essere l'elenco che io mantengo aggiornato. Ogni volta che tocco il menù devo toccare sta roba, e naturalmente non mi deve saltare il ghirbizzo come cuoco di dire: siccome ho finito questa salsa ce ne metto un'altra. Perché? Perché se poi quell'altra contiene degli allergeni sono cavoli amari. Così cominciate a capire qual è la differenza tra un cuoco e uno chef, perché molti pensano che uno chef sia un cuoco più bravo. In realtà io conosco tanti cuochi che cucinano meglio degli chef, ma lo chef ha la responsabilità, il cuoco cucina, sono due cose molto diverse. Un cuoco se ne può sbattere degli allergeni, lo chef no, lo chef è quello che controlla che i cuochi non se ne sbattano degli allergeni, o è lui a preoccuparsi degli allergeni, ok? Va bene, al di là di queste sottigliezze, l'importante è che qualcuno lo faccia. Molti mi dicono: vabbè, ma guarda che
io sono cuoco e queste cose le guardo. Vabbè, vuol dire che sei cuoco e fai anche tu un po' il lavoro da chef, meglio per te. Mi si è bloccato lo schermo come al solito, andiamo a sbloccarlo. Eccoci qua, ci siamo ritornati. Tipicamente nelle mense, nei self service, nelle strutture di una certa dimensione si attua questo terzo modello. Io per esempio, avendo lavorato in strutture grandi, self service per esempio, e tutti i giorni, quando consegnavo il menù, assieme al menù, piatto a piatto, dovevo dire quali erano gli allergeni presenti. Tant'è che ovviamente mi ero fatto dei moduli per semplificare tutto questo lavoro e naturalmente questi moduli li consegnavo al responsabile della sala, che doveva essere informato e averla a disposizione per la clientela. Quindi ogni giorno un quarto d'ora se ne va così. Dici, come fai? Con la testa. Mi metto lì, guardo il menù, guardo gli ingredienti e volta per volta dico qui c'è questo. Tanto sono 14 elementi da incrociare, non è che sono 5.000. Ovviamente, se decidiamo di attuare questo terzo modello, il consiglio che io do sempre è che già a livello di manuale HACCP si inseriscano dei checkpoint, cioè dei punti di controllo del buon funzionamento di tutto ciò. Per esempio, quando io scrivo una ricetta, e scrivo una ricetta per un ristorante, non è che la scrivo come se questa ricetta dovesse essere letta dalla mamma. Cioè la differenza tra una ricetta di Giallo Zafferano, ottima, che produce un buonissimo piatto, e la ricetta che io do a te in un ristorante, fondamentalmente è questa. Magari, per assurdo, sono partito come idea da una ricetta di Giallo Zafferano, perché me l'hai detto tu, perché se invece mi hai chiesto di crearla ex novo, io te la creo ex novo, ma normalmente costa il triplo, perché ci lavoro molto di più. Ma una cosa differente c'è di sicuro. Che la ricetta è strutturata per essere eseguita in un ristorante, con le attrezzature di un ristorante, con le tempificazioni di un ristorante, con lo step by step tipico della ristorazione, che è ben diverso da quello di casa. Cioè, una ricetta per casa dice taglia la cipolla, soffriggi la cipolla. La stessa ricetta per il ristorante dice prendi un cucchiaio di soffritto, perché si parte dal concetto che io ho già la cipolla soffritta sempre pronta a disposizione nel frigorifero. Inoltre, differenza fondamentale, non c'è l'elenco degli ingredienti, ma c'è l'elenco degli ingredienti e l'elenco degli allergeni separatamente evidenziati. Perché chi legge la ricetta, io non posso pretendere che si ricordi a memoria quali sono gli allergeni. Quindi io, scrivendo la ricetta e mettendola in archivio, evidenzio gli allergeni, così chiunque la legge vede quali sono gli allergeni. Diventa più semplice andare a produrre il report giornaliero se il menù cambia giornalmente, tipico per esempio delle mense e dei self service, oppure tipico dello special day, del menù speciale dei ristoranti, perché il ristorante c'ha un menù alla carta che è fisso, ma poi c'è quasi sempre la proposta del giorno. Quella proposta del giorno ogni volta mi devi dare gli allergeni, se no il cameriere come fa a saperlo? Al cliente come faccio a dire cosa c'è lì dentro? E io come faccio a ricordarmi gli allergeni? Perché nelle ricette li ho separati. Quindi partiamo già da un lavoro fatto a monte. Adesso, sto soffritto. Ci metti il sedano o no? Se tu nel soffritto metti il sedano, tutti i piatti con quel soffritto c'hanno il sedano. Allora io dico, siccome tu lo stai facendo per un ristorante, è così importante che ci sia il sedano? Dici sì, per me no. In alcuni piatti è fondamentale, in altri no. Quindi io nel soffritto il sedano non ce lo metto. Perché non mettendo il sedano, lascio liberi tutti i piatti dalla presenza dell'allergene sedano. E poi il sedano ce lo vado a mettere in quell'uno o due piatti in cui è fondamentale che ci sia. Ma nel ragù, se non metti il sedano, la maggior parte della gente, ma cosa ne accorge? È così importante che ci sia il sedano. E molti non ci mettono manco la carota. C'è gente che manco lo sa che ci andrebbe, figurarsi. Naturalmente qualcuno può dire, no, per me è fondamentale, io lo voglio, lo voglio e come? Beh, mettici e tienilo da conto, ma chiediti sempre dove è indispensabile che ci sia. Dici, ma perché te la prendi col sedano? Perché il sedano è uno di quegli allergeni, la gente manco sa che è un allergeno.
Tutti dicono, vabbè, verdura, che male mi può fare? Beh, finché non sei allergico. Quindi è uno di quegli allergeni strani, perché la gente non sospetta che possa essere un allergeno. Poi, allergeni, appunto, ripeto, sono quelli ufficiali, sono 14, quindi sono anche tutti gli altri. Per esempio, l'anidride solforosa. Dici, vabbè, ma chi ci mette l'anidride solforosa nei piatti? Bravi. Invece ce la mettete tutti i giorni senza manco saperlo. Perché? Perché usate il vino per sfumare e il vino c'ha i solfiti. Quindi l'anidride solforosa ci arriva come solfito attraverso il vino con cui sfumate. È così importante sfumare. Cioè, certo che è importante sfumare, sì, ma è importante sfumare proprio tutto. Perché? Perché io li vedo, molti cuochi sfumano per abitudine. Se tu gli dici, ma scusa, perché hai sfumato? Boh, mi hanno detto che si va così. E se non sfumi cosa succede? Non so, non ho mai provato. Allora prova. Perché? Perché ti sei tolto dalle spalle un altro allergeno. Ok? Quindi io cosa faccio? Preparo sempre le basi con l'idea dell'allergeno. Perché se le basi sono senza allergeni, io ho molti più piatti senza allergeni. Diventa più facile evitare la contaminazione crociata. Quando tu mi hai messo un allergene dentro in una base, e tutto quello che tocca quella base è contaminato. Quindi sei proprio sicuro che sia indispensabile? Alle volte sì, e alle volte no. E quando è no, evita. Fra, però stai dicendo una roba banale. Sì, certo, così tanto banale che la devo spiegare tutte le volte quando entro nei ristoranti. E la gente mi guarda come se fosse un alieno. Dice, non ci avevo mai pensato. E beh, comincia a pensarci adesso. Non è banale per niente. Perché? Perché purtroppo ci muoviamo sull'onda delle abitudini, delle cose acquisite dagli chef precedenti e a volte senza star lì a pensarci più di tanto. Poi adesso è uscita la legge sull'acrilammide e poi lì parliamo di un'altra bella bestia, altro che allergeni. Va bene, buon divertimento con gli allergeni, ciao.